Mezzanotte 40, questa è Isoradio, la notte in sicurezza appena iniziata. Ben ritrovati ancora una volta. Elena Carbonari ad accompagnarvi fino alle 5.30 del mattino con Ida Guglielmotti. Ci sei davvero? Ci sei, sì, dall'altra certo, parte. Certo, ci sono. Sì. E poi, come abbiamo detto, anche con un ospite che ci ha già raggiunto, Emiliano Reali. Ciao, ci sei? Ciao Elena, ci sono. Buonanotte a te, buonanotte Ida e buonanotte a tutti i radioascoltatori. Eccolo, sentiamo, bello sveglio, pimpante il nostro amico, è scrittore, blogger. Tra l'altro Emiliano ospite. Sfatiamo subito, no? Perché abbiamo iniziato io e Ida, insomma, parlando dei problemi tecnici. Ci vuoi raccontare come ti sei sistemato, va, per poter garantire, neanche stessimo parlando, sai, Ida, con l'altra parte del mondo, oppure chissà, certo, l'abbiamo certo. Raggiunto nella tundra o chissà in quale altro posto. Un po' è così, esatto. Elena, un po' di impressione, no? Che siamo tutti molto lontani l'uno esatto. dall'altro, anche se le cose sono un po' migliorate. Però parlare con Emiliano, prima ci siamo sentiti nei giorni scorsi appunto per definire questa intervista, praticamente non si sa bene, in un bunker probabilmente il nostro amico, perché non riesce a parlare con lui, quindi lo devi avvisare che stai per chiamarlo e lui si deve posizionare. Come, adesso ce lo racconto, come ti sei posizionato Emiliano? Allora, io, se vi potessi mandare una foto, vi direi che la prima cosa che vedo sono i cassonetti dell'indifferenziata, perché siccome in casa non prende il cellulare, io e sono anche uno che tipicamente va a letto molto presto, e oggi è stata una giornata faticosa perché sono stato in televisione a presentare il mio libro e tutto, ero crollato dal sonno, avevo messo la sveglia, quindi cosa ho fatto? Ancora in pigiama sono sceso in garage, ho preso la macchina, sono uscito nell'area condominiale della raccolta differenziata e sono lì davanti aspettando di parlare con voi, quindi diciamo con una visuale molto poco romantica. Hai capito Ita, cosa non si fa pur di intervenire la notte in sicurezza? Beh, andrebbe premiato solo per questo il nostro eroe proprio, Emiliano Reali. Allora Emiliano, raccontaci un po', tu sei scrittore, blogger, tra l'altro autore di libri per ragazzi e romanzi, ecco, leggendo un po' tra le tue note, tu sei tra i vincitori nel 2001 del concorso nazionale Giovani Parole, indetto dalla scuola Holden di Torino, famosa scuola. Ecco, cosa significa già aver vissuto questa esperienza? Ma in verità questa esperienza mi è caduta contro, ci sono andato a sbattere, perché io non avevo mai pensato nella mia vita di fare lo scrittore. In verità io avrei voluto fare prima il giocatore di pallavolo, poi il veterinario, avevo tutta una serie di idee su quello che sarebbe stato il mio futuro, non avevo mai pensato che avrei scritto, ma un giorno parlando con una mia ex collega, io facevo uno dei tanti lavori per mantenermi agli studi, mentre frequentavo l'università facevo l'operatore telemarketing in un call center. Una mia collega mi disse che aveva scritto un racconto per un concorso e mi chiese se lo volevo leggere. Io lo lessi e non so perché in quel momento mi dissi: ma perché non scrivi un racconto anche te? Scrissi un racconto in una ventina di minuti, lo inviai e quindi vinsi quel concorso, ma fu una cosa veramente inaspettata. La mia amica non mi parlò per un anno, però per me fu come se si accese una scintilla che poi è divampata negli anni. Quindi hai scoperto questa tua passione. Bello già questo inizio, questa storia, no Ida? È molto bella questa storia e devo dire che è molto interessante quello che poi ha scritto dopo, no? Dopo questa scoperta del tutto casuale, perché c'è nelle cose che ha scritto Emiliano una visione molto trasversale, no? Emiliano, non so se mi posso permettere questo termine, della vita e delle cose che accadono, e soprattutto è uno che non si è fermato a un solo genere, semplicemente alla narrativa, però insomma ha affrontato diversi temi, anche abbastanza diversi tra loro, come nel caso del romanzo di cui parliamo questa sera in particolare, Elena. Eh sì, Il seme della speranza. Ecco, ce lo vuoi un po' introdurre questo libro, Emiliano? Sì, Il seme della speranza è stata un'esigenza, un'esperienza che io ho iniziato principalmente per me, nel senso che credo che ogni volta che si inizia a scrivere ci si spogli di quelli che sono i panni che si vivono nella propria vita, ci si spogli di quello che si è per
lanciarsi nella vita dei protagonisti del proprio libro, farli vivere, divertirsi con loro, piangere con loro, scoprire anche con loro, perché non sempre quando tu inizi a scrivere un libro sai già dove vorrai andare a parare. Anzi, molto spesso sono le parole che ti conducono e ti fanno vedere pian piano la strada. Il seme della speranza è nato da una mia forte passione di quando ero ragazzino, perché io sono cresciuto giocando ai giochi di ruolo. Chi non è un millennium saprà cosa è Dungeons and Dragons, quindi un gioco di ruolo comunque dove tu puoi essere un mago, un elfo, piuttosto che un nano o un druido. E io sono cresciuto quindi con questi giochi di ruolo tra incantesimi, combattimento, tranelli, mappe, codici da decifrare. E quando ero un pochino più grande ho fatto addirittura anche il fantasy dal vivo, sono quei raduni che tu fai dove tu magari se sei un mago ti vesti con la tunica, ti disegni dei simboli in fronte e vai a fare nell'Interland cittadino in mezzo alla natura delle battaglie, dei combattimenti e alla fine della giornata torni a casa pieno di lividi, però ma è stanchissimo, però dolorante ma tanto soddisfatto. Quindi scrivere un romanzo fantasy per me è stato far rivivere tutta quell'infanzia, quell'adolescenza e dargli voce. Ed è stata un'esperienza fantastica perché io credo che a prescindere da un target giovane, che poi peraltro è quello al quale precipuamente è indirizzato questo libro, un fantasy è indirizzato a tutti. Ce lo dice e ce lo racconta anche il successo che può aver avuto la Rowling con Harry Potter, Come nel no? senso che ognuno di noi ha una parte bambina, una parte spontanea, una parte fanciulla che secondo me va coltivata e va tenuta in vita sempre, a prescindere dall'età anagrafica. Allora i bambini, i giovani, i ragazzi, proprio quelli che, a cui è diretto questo libro, come hanno poi reagito? Qual è stata la risposta? Perché ricordiamo che il libro è stato adottato in varie scuole proprio come testo di lettura. Sì, assolutamente questa è stata una cosa inaspettata e molto bella. Diciamo che so che non so ancora, non te lo so dire perché il libro è uscito oggi, quindi è freschissimo di stampa. L'hanno letto degli insegnanti, se ne sono innamorate e hanno fatto nascere in me, nell'editore e in loro, l'idea che il libro potesse essere perfetto per i ragazzi e quindi una serie di scuole in tutta Italia, per lo più scuole medie e scuole superiori per i ragazzi del biennio, lo prenderanno come libro di lettura estiva adesso, a fine anno scolastico o per l'anno scolastico prossimo. Quindi diciamo che i feedback dei ragazzi penso che arriveranno a breve, quando comunque dovranno leggerlo perché le proprie insegnanti glielo consiglieranno. E sarà anche molto bello perché con le scuole che stanno scegliendo di leggere il mio testo organizzeremo successivamente degli incontri e quindi io girerò per le scuole d'Italia e andrò dalle classi che hanno letto il mio romanzo e ci confronteremo insieme. Hai capito, Ida? Hai capito il Ho ragazzo? capito, ho capito perfettamente, mi sembra una bellissima gratificazione, una bellissima affermazione, ma vorrei chiedere una cosa a Emiliano, proprio a proposito del fatto che con questo libro si rivolge a un pubblico molto giovane. Io ho trovato sempre affascinante la capacità degli scrittori, soprattutto degli scrittori di libri per ragazzi, di adeguarsi proprio col linguaggio dei ragazzi, che noi spesso dimentichiamo, cioè noi abbiamo ragionato in certi termini, parlato in certi termini quando siamo stati molto giovani e poi siamo diventati altro. Però la capacità di conservare questa possibilità di comunicazione usando lo stesso linguaggio dei ragazzi mi sembra una cosa veramente molto interessante, perché poi non tutti, no, apprezzano il fatto di, come dire, da ragazzi di leggere delle cose scritte da scrittori adulti. Quindi, Emiliano, come hai fatto per conservare, diciamo, questa dimensione fanciullesca che tu dicevi dovremmo proteggere tutti quanti, ma che non tutti sappiamo fare. Non è stato semplice perché la vita a volte vuole strappartela via, le sofferenze, i lutti, le delusioni, le difficoltà. Credo che a me è venuto naturale perché io ad un certo punto della mia vita mi sono trovato di fronte alla scelta arrendermi, smettere di sognare e fare una vita rutinaria, abitudinaria, o credere nei sogni, darmi la possibilità di sperare e di seguire veramente quello che volevo essere. E questa scelta, che è stata apparentemente in quel momento la più difficile, la più complicata, alla lunga è stata quella che mi ha ripagato, che mi fa svegliare ogni mattino con il desiderio di mettermi in discussione e di affrontare nuove sfide. E secondo me sono mantenendo viva in noi quella parte così spontanea, così
così vitale, così desiderosa di mangiare terreno, noi possiamo riuscire a capire e a comunicare in maniera spontanea e senza filtri. E secondo me è proprio la spontaneità la chiave per arrivare al cuore di tutti, che siano ragazzi, che siano meno giovani o anziani. Ecco, quindi la spontaneità, no, Emiliano, cosa significa per te narrare? Tu hai frequentato appunto la scuola Holden, che è una scuola così importante di scrittura, di storytelling. Cosa significa narrare le proprie emozioni, i propri sentimenti e anche le proprie storie, le proprie emozioni? Che cosa non bisogna mai dimenticare quando appunto si decide di fare questo percorso, di narrare? Secondo me non bisogna mai dimenticare il rispetto per la parola, il rispetto per se stessi quando si sta scrivendo e il rispetto per le persone che avranno tra le mani e nel cuore le tue parole. Quindi se ci si approccia con rispetto, con delicatezza in questo caso, perché io nel romanzo fantasy Il seme della speranza, che è rivolto a ragazzi, parlo comunque di disastri ambientali, parlo comunque di prostituzione, parlo di disumanizzazione degli esseri umani che sono considerati dei meri strumenti per perseguire i propri fini, e sono temi molto violenti di per sé, però ho dovuto scegliere di adeguarmi, utilizzare un registro stilistico e comunicativo che fosse adeguato anche alle menti e ai cuori più giovani, che gli facesse capire quello che volevo comunicare in una maniera meno violenta di quella che invece magari è cruda, posso utilizzare quando invece io magari racconto qualcosa in uno dei miei romanzi che non hanno un target così giovane nell'utenza. Ecco, per far conoscere meglio Emiliano Reali, il nostro ospite, ricordiamo, adesso stiamo parlando del suo nuovo libro, Il seme della speranza, ma ricordiamo che ovviamente ci sono dei lavori precedenti, anche lavori che hanno dato delle belle grosse soddisfazioni. Tra l'altro sei stato anche tradotto all'estero, sei uscito in America con la raccolta di racconti sul Ciglio del Dirupo, che in America è diventato cosa? In America è diventata una raccolta di racconti che si intitolava On the Edge, è stata una soddisfazione grandissima perché è vero che noi diciamo tutti i giorni nemo profeta in patria est, quindi che non si può essere profeta nella propria patria, però l'essere stato invitato dalla New York University a presentare la mia raccolta di racconti in America è stata un'emozione grandissima, una di quelle cose che quando ti trovi in quelle circostanze pensi, Madonna, questa è una di quelle cose che racconterò ai miei figli e ai miei nipoti, perché chissà se ricapiteranno un'altra volta. Ecco, ma nel tuo futuro cosa vedi? Nel tuo futuro prossimo? Allora, nel mio futuro prossimo sarò sicuramente molto impegnato con la promozione del Seme della Speranza, però ho anche altri lavori in cui credo tantissimo, che sono al vaglio di alcuni editori molto importanti. Sono due romanzi, uno di forte ispirazione autobiografica e un altro invece che avevo avuto un blocco e non riuscivo più a concludere e mi sono quindi rinchiuso, tra virgolette rinchiuso, in un bellissimo villaggio in Kenya per un mese, gennaio scorso, per riuscire a finire di scriverlo. E quindi, cullato dalle onde dell'oceano, dopo una passeggiata in riva all'oceano e aver mangiato della buonissima frutta tropicale, e ogni giorno mi dedicavo alla stesura di questo nuovo romanzo, e quindi è uno dei due progetti che adesso sono lì, dei piccoli semi, per rimanere in tema di semi e di speranza, che spero germineranno dando vita a delle bellissime piante. Beh, ne siamo certi, perché il ragazzo ha stoffa da vendere, eh? Poi insomma, ragazzo, Comunque, dai, su, eh. assolutamente, comunque la trovo una figata quella degli scrittori che hanno il blocco di andarsi a rinchiudere da qualche parte, lo trovo bellissimo e poi riprendono le fila del discorso. No, tra l'altro so che Emiliano ha avuto anche delle frequentazioni con il cinema, no? Scrivendo proprio le cose. Credo che qualcuno dei tuoi racconti o romanzi sia diventato anche qualche prodotto cinematografico, Emiliano. Sì, ho scritto la sceneggiatura di un cortometraggio che ha come protagonista Serena Grandi e c'era anche come protagonista l'ahimè scomparsa Monica Scattini. E poi, peraltro, io ho scritto un romanzo che ha cambiato la mia carriera, che è Se Bambi fosse trans, che è il primo volume di una trilogia che io ho pubblicato qua in Italia. Che non è E che non è per bambini. non è per bambini, anche se devo dirvi per esperienza personale e diretta, che a volte i bambini, i ragazzi hanno un'apertura mentale, una capacità d'accoglienza che Non supera di c'è gran dubbio. lunga quella degli adulti. Non c'è dubbio. E questo romanzo avevano opzionato i diritti di trasposizione cinematografica proprio in America per farne un film, ma
Poi queste sono dinamiche molto grandi dove a volte girano tanti soldi e quando salta una produzione saltano dei fondi, poi salta anche il progetto. Quindi diciamo in verità che la sceneggiatura di questo romanzo è pronta, l'ho scritta e quindi speriamo di trovare un nuovo produttore, che sia in America o sia in Italia. Io non ho assolutamente nessun pregiudizio, anzi farlo a casa mia sarebbe ancora più bello. Quindi sei pronto. Bocca al lupo. Io sono pronto, sono in attesa, ho le antenne dritte e cerco di recepire tutti i messaggi e le possibilità. E tra l'altro ricordiamo Emiliano Reali collabori anche con la pagina Cultura del Mattino, quindi insomma veramente fai tante cose, anche tutte di spessore. E allora, il seme della speranza, cos'altro vogliamo dire prima di salutarti e lasciarti finalmente? Potrei abbandonare i cassonetti lì e tornare finalmente a casa, Emiliano. Beh, possiamo dire che è un testo che è sicuramente un buon regalo per i propri figli, i propri nipoti, ma per se stessi, ed è un testo che comunque mette in contrapposizione due mondi molto diversi. Il mondo degli spiriti e delle divinità, che però potrebbe essere il mondo anche, usando una metafora, un'allegoria, della nostra fanciullezza, della spontaneità, del rispetto, dell'amore, contro il pianeta Terra che è un pianeta depauperato, che è un pianeta che l'uomo sta distruggendo con mancanza di rispetto, con egoismo, con arrivismo e con arroganza. E quindi io credo che il seme della speranza sia un messaggio per dire e per cosa dovremo fare per poter avere una vita degna, una vita sana, una vita piena di buone cose e cosa dovremmo abbandonare, quali sono le azioni che ci fanno male e dovremmo smettere di reiterarle in una maniera che secondo me è patologica e malata. È un messaggio importante che credo voglia dire, voglia portare anche questo libro, nel quale io mi rivedo molto, è che il protagonista stesso, che è colui che è prescelto per salvare la Terra e salvare quindi anche il mondo degli spiriti e delle divinità, lui stesso si farà ingarbugliare dal fascino, dall'inganno del potere e del denaro, però lui stesso riuscirà poi ad ammettere un errore e a ritirarsi su, a risollevarsi e a fare quello che è giusto. E io vorrei dire questo a chiunque ci ascolta questa sera, che nessuno di noi è immune dal commettere errori e dallo sbagliare, nessuno di noi è perfetto e io faccio questo discorso perché mi ci metto dentro in prima persona, però la cosa più importante è guardarsi con umiltà, guardarsi anche con a volte un pochino di gentilezza, a ammettere i propri errori, ammettere le proprie colpe, però avere la forza e il desiderio di darsi una carezza da soli, però risollevarsi per far quello che va fatto, perché non possiamo sbagliare, ma abbiamo sempre le carte e la forza per rialzarci e fare meglio. E allora, tutto questo è il seme della speranza di Emiliano Reali. Ricordiamo anche l'editore. Sì, l'editore è Watson Edizioni. Bene. Emiliano, sicuramente torneremo a risentirci. Intanto, grazie per averci regalato un po' del tuo tempo, anche in una situazione un po', come dire, un po' precaria. Adesso vi mando una foto su Eh beh, sì, ne WhatsApp. sentivamo proprio il bisogno. Grazie per essere stato con noi. Alla prossima, Emiliano. Grazie a voi, Buonanotte. buonanotte a tutti. Ciao, Buonanotte.